Secondo giorno per Torre Lab, la manifestazione dedicata ai bambini, promossa dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Ciro Borriello, su proposta del vice sindaco e titolare della delega alla pubblica istruzione, Romina Stilo. Altro bagno di folla dopo la giornata inaugurale di ieri, con tanti bambini che si sono riversati nella villa comunale Salvo d'Acquisto per visitare gli stand dedicati alle più svariate attività. Dalla musicoterapia allo street food, dalla scuola di cucina alla pet therapy, fino a laboratori e incontri su tematiche molto importanti, quali la malnutrizione, l'obesità infantile, le disabilità e il lavoro giovanile. Presenti anche oggi, tra gli altri, stand di tutte le scuole cittadine, dell'UNICEF e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno. Tante le iniziative fortemente orientate alla cura della persona e alla crescita socioculturale. Un'occasione per i genitori di cogliere consigli importanti per far crescere al meglio i propri figli. Sotto lo stand dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, quali sono le vostre iniziative al fianco dell'amministrazione di Torre del Gre? Allora, oggi abbiamo partecipato a Torre in Lab per far conoscere a tutto il territorio le nostre iniziative dell'istituto. Oggi siamo con uno stand sulle echinococcosi per rendere partecipi i bambini al pericolo che i cani o i parassiti possono portare, sperando di creare un piano anche con il comune di Torre del Greco, che si è già fatto con il comune di Capri e con il comune di Napoli per l'echinococco, cioè il deposito del DNA di tutti i cani, onde evitare l'imbrattamento delle strade praticamente per i comuni. Poi chiaramente l'Istituto Zooprofilattico nel nostro territorio è molto conosciuto, ma è conosciuto dappertutto, è molto avanzato per quanto riguarda il problema della terra dei fuochi, le diossine, ed è in prima linea, ha partecipato anche a Milano all'Expo, insomma con tutti i risultati per quanto riguarda il registro antitumorale e animale, che è compatibile con quello dell'uomo. Quindi diciamo tante iniziative a tutela della salute dei più piccoli, ma in generale dei cittadini. Sì, tutte iniziative principalmente alla tutela dei cittadini per quanto riguarda il campo alimentare e non alimentare, anche malattie trasmissibili da parte degli animali all'uomo. Diciamo, quali sono le iniziative che il comune può mettere in atto per tenere sotto controllo costantemente la salute dei cittadini e dei bambini? Beh, questo noi collaboriamo anche con le ASL, perché loro hanno per esempio il controllo delle mense scolastiche, il controllo degli ambienti, e chiaramente l'istituto poi è deputato ad effettuare i controlli. Torre Lab, lo stand della scuola Gian Pietro Romano, quali sono le vostre iniziative? Allora, Torre Lab, l'Istituto Gian Pietro Romano è sempre lieta di partecipare a queste iniziative, che saranno direttamente i ragazzi ad esporvi quanto abbiamo fatto per tutto l'anno scolastico 2015-2016. Allora, il nostro mago percorso inizia l'11 gennaio, quando i nostri professori ci hanno presentato il progetto Inviti a Corte e ci hanno detto che il nostro istituto si sarebbe occupato delle ville vesuviane di Porto Salvo e del Miglio d'Oro e del Corallo. Poi ieri i bambini della scuola primaria insieme a noi hanno creato delle piantine che vedete esposte lì. Hanno creato delle piantine che ora stiamo facendo un'offerta per dare all'associazione UNICEF. Tutti i ragazzi della secondaria si sono occupati delle diverse ville vesuviane, di cui vedete qui i cartelloni e lì Villa Macrina della sezione A. E piano piano le persone stanno venendo a visitare. E dopo aver esplorato un po' tutte le ville vesuviane abbiamo riprodotto alcuni video e alcune ricerche e anche molti cartelloni, tutti sulle ville vesuviane. Ecco, quindi in vetrina le bellezze di Torre del Gre. Sicuramente, e abbiamo anche adottato come sito archeologico Villa delle Ginestre, di cui curiamo, stiamo collaborando per curare il sito, l'orto delle ville, e nel prossimo anno sicuramente ci saranno altri eventi, altre iniziative. Grazie. Elo Lamarca, segretario provinciale UNICEF Napoli, Torre Lab, tante iniziative in favore dei più piccoli, non potevate mancare.
Assolutamente no, logicamente sapete l'UNICEF quando spende per i bambini di tutto il mondo. In questo caso, oltre ad avere come obiettivo finale comunque sempre i bambini, infatti ci sono molti sponsor che poi collaboreranno e ci daranno poi reso conto di con che cosa avranno contribuito, è stata l'occasione di invitare le scuole del posto con vari laboratori ludico-didattici con i quali i bambini si avvicineranno a tante realtà locali, e quindi oltre all'istituto zooprofilattico, che è uno dei promotori di questa iniziativa, logicamente con il comune che in primis ha dato la possibilità di avere questa location a disposizione, ci sono quindi tutte le scuole che si avvicenderanno da ieri e oggi durante tutta la giornata, e poi degli artisti amici UNICEF che stasera si esibiranno. Diciamo, tanto divertimento per i più piccoli, ma quanto è importante sensibilizzare i bambini su tematiche, diciamo, molto importanti come ad esempio la malnutrizione, diciamo, l'obesità infantile, tematiche che, diciamo, sono molto attuali. Sicuramente l'UNICEF ha sempre avuto come iniziativa principale proprio questo, quindi nelle scuole, oltre ad essere sempre presenti qui in questa giornata, ci saranno appunto questi vari stand che aiutano non solo a sensibilizzare ma proprio a vedere in prima persona quali sono le attività e le tematiche che noi trattiamo sono sempre di primaria importanza, come, che ne so, i prodotti della terra come il pomodorino, come tante altre cose, che addirittura l'istituto zooprofilattico ieri faceva vedere come scegliere la carne nel momento dell'acquisto, quindi erano molto interessati i ragazzi, non soltanto i piccoli ma comunque anche i grandi. Questo interessa tutti noi. Sì, appunto, un'occasione anche per i genitori per avere, diciamo, delle dritte per poter educare al meglio i propri figli. Sicuramente, ed è questo l'obiettivo principale che ci spingerà sempre a fare meglio e di più. Grazie.